Basta, mi sono rotto le palle da vecchio piccolo. Lo voglio grosso, più grosso. E la musica la deve leggere dai dischetti. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Stavo ripulendo il bunker quando mi sono venute alle mani queste unità zip della Iomega. Lo zip della Iomega è un sistema di archiviazione nato a metà degli anni 90, è una specie di floppy disk gigante dove dentro ci stanno 100 MB. Io per esempio lo uso ancora per recuperare dei dati da vecchi computer e trasportare questi dati su computer moderni. Anche perché l'unità zip USB funziona con Windows 10, Windows 11 e non solo con i computer, funziona anche con cose che io non pensavo. E qui entra in scena questo trespolo qui, un lettore multimediale MP3 che mi è capitato qui, non lo so, dalla posta di MVV Blog, e siccome c'ha l'ingresso USB ho provato a collegarci lo Zip 100. Inserisco questo disco qui, poi dopo vi faccio vedere come ho fatto. Collego lo Zip qua giù con l'ingresso USB, accendo, lo Zip legge il dischetto, qui lampeggia il play. Cioè il lettore multimediale legge il dischetto in tempo reale. Il lettore MP3 legge i dati dallo Zip 100 come se fosse una chiavetta USB e li legge in tempo reale, direttamente dal disco. In pratica legge il dischetto come se fosse un CD. E per togliere il disco da dentro bisogna premere Eject, dopodiché si preme Stop e il dischetto esce. E quindi te, voglio costruire lo Zip 100 Boombox, utilizzando ovviamente tutti i trespoli che mi capitano a portata di mano qui dentro. Come ho fatto a mettere la musica qui sopra? Ho utilizzato appunto questo qui, che essendo USB si può collegare a qualsiasi computer, e ho copiato i file semplicemente su un disco vuoto. Zip 100, eccolo qui. Mi sono fatto una compilation di robaccia che ho io che mi serve per fare video, che non supera ovviamente 95 MB perché più di quelli nel disco non ci entrano, e li ho copiati di qua sul disco. Lo Iomega Zip USB funziona su tutti i sistemi operativi senza bisogno di driver. Lo colleghi all'USB e va. Il problema è che una volta che infilo questo aggeggio qui dentro il boombox, non lo posso più utilizzare. E quindi bisogna che vada ad utilizzare questi qui, gli Zip 100 originali, che però sono su porta parallela. E collegarli a un computer come questo, che la porta parallela non ce l'ha... Però sembra che questi cosi dentro siano unità SCSI. Se così fosse, qui dentro ho già l'interfaccia SCSI che avete visto, l'ho montata nel video precedente. Quindi non farei altro che collegare questa all'interfaccia SCSI e dovrebbe funzionare. Quindi va smontato. Ora qui per aprirla, teoricamente è tutta d'incastro. Esatto. Ole! No, sarà anche un'unità SCSI con adattatore porta parallela, ma il circuito è tutt'uno. Non si può sicuramente collegare ad un'interfaccia SCSI. C'è roba che va in giro dentro, pezzi di tutto un po'. Ah, accidenti, non la rimonterò mai. La meccanica è così galleggiante proprio. E io la stacco completamente. È di una semplicità impressionante. Qui c'è il motore che fa ruotare il disco e queste qui sono le testine che escono da qui dentro e vanno a leggere il disco. L'interfaccia SCSI e l'interfaccia parallela sono tutte montate sullo stesso circuito, quindi questo su un'interfaccia SCSI non si può collegare. Ora provo a smontare anche un dischetto, visto che qua sotto ci sono delle vitine, non dovrebbe essere una cosa difficile. Più difficile semmai è togliere questo coso qui. E vai in culo! Giro il dischetto e vediamo dentro cosa c'è. C'è un dischetto, come se fosse... Antani. È proprio uguale a un floppy disk, con tanto di bestia morta incorporata. Ora sarebbe ganzo infilarlo qui e vedere cosa succede. Ah, ok, bisogna che prema questo coso qui e poi piano piano... Eccolo! No, sono troppo indietro. Riproviamo. Eccolo! Di Cristo! Riproviamo. Tu mamma i***a! Riproviamo. Eccolo! Ecco le testine. Il disco sta ruotando, eh? Ad ogni modo, per collegarla al computer devo utilizzare la porta parallela, quindi qui ho un'interfaccia parallela. La provo a mettere nel computer dove ho messo il DAT nell'altro episodio. Velocità smodata! Niente da fare, non funziona, non c'è verso, è proprio l'interfaccia parallela che non va. E allora... Ta-tan! Proviamo con questo qui. Questo c'ha l'interfaccia parallela già di suo proprio. Se non spacco tutto. E c'ha già installato anche Windows XP. È uno di questi computer che avevo riparato in questo vecchissimo video. Fu
funziona. Arrivé velocità smodata. E mentre che io sono a dieta ferrea. È la prima volta che ho provato. Non è giusto, sono a dieta. Non è giusto, sono a dieta. Anch'io sono a dieta, sempre. Io ero a dieta. No. Comunque sono riuscito a collegare lo Zip 100 con il computer e quindi ora qui dentro ci posso copiare tutta la musica che mi pare, che è Soku Band. Tac. Tranquilli per lo Zip sopra la cassa acustica, perché questa è completamente schermata magneticamente, quindi i dischetti non subiscono danni. E poi ma chi c***o se ne frega, cioè voglio dire. A questo punto ho dovuto progettare il pannello frontale che andrà all'interno del boombox. Ho scannerizzato lo Yomega Zip 100 per prendere tutte le misure e disegnare un'apertura in modo da poterlo mettere sul frontale del boombox, e poi ho scannerizzato anche questi V-meter che voglio mettere sul pannello frontale, ai lati della manopola del volume. Ho disegnato il pannello direttamente sopra le fotografie degli oggetti che voglio utilizzare. Non è facile questo passaggio, però è indispensabile per fare quello che ho qui nella testa, perché il disegno ce l'ho già tutto qui presente. E prima queste cose le facevo a mano, però non venivano perfette. Ora con le stampanti 3D è tutta un'altra faccenda. Comunque, andiamo avanti. E siamo alla settimana dopo. Chi segue il canale ha visto che ho avuto più di un incidente di percorso e ho dovuto ricomprare alcune cose che mi servono per finire il progetto. Comunque, qui ci sono tutte le stampe che ho fatto. Allora, questa qui è la stampa definitiva che poi devo completare. Questa invece è una prova che ho fatto. Ora vi faccio vedere come ho intenzione di mettere insieme questo robo. Lo Yomega Zip c'ha questo affare sotto che servirà per tenerlo fermo e va in mezzo qui così. Questo coso qui ci va davanti così. Questa è solo una prova, non c'entrerà mai, manco se crepo. Lo Yomega Zip rimarrà qui così, più o meno, eh. E qui sopra c'è il controllo del volume con l'accensione, i due V-meter che l'ho messi sotto sopra, ma non importa. E poi c'è tutta una serie di tasti che però così colorati non è che mi piacciono tanto, ma c'ho questi. Poi, dai lati, ci vanno le casse acustiche. Una e due, così. Olè, boombox è pronto. No, ferma, sì, era meglio, avevo già finito. Però siccome di casse acustiche ce ne ho altre due e l'ho riparate, prima non funzionavano ma ora le posso utilizzare, e allora ho pensato di fare un'aggiuntina e metterle qui così. Ora però così verrebbe un coso un po' troppo lungo, quindi l'idea è di farle staccabili queste qui. Quindi faccio un boombox allungabile, che nel caso sia troppo corto uno ping attacca e lo allunga. E questa qui è la roba che ho ricomprato, cioè questi cosini qui. Ho perso questi che devo attaccare ai lati del case che devo fare, sono i paraspigoli. E poi ci saranno tutte le stecchine di metallo, queste qui che ho recuperato da dei server che le metterò qui così. Gli incastri per attaccare le casse acustiche dai lati. Poi ho comprato questo coso, questo qui. Costa di più questo. Oh, non si è staccato tutto. Maremma Bioshin. Oh, ce l'ho fatta, eccolo qui. Maniglione di ferro che metterò qui sopra così. Tamarra bestia. Naturalmente devo sbudellare quest'arnese, vedere come è fatto dentro, e recupererò anche il dietro, perché c'è il portabatterie, e lo infilerò proprio dietro qua. E ora bisogna che faccia il mobile in legno. Mobile che verrà ricoperto in pelle umana, simbolo del potere. Sono riuscito a tagliare tutte le tavolette in legno incredibilmente nelle misure giuste, le ho incollate, ho aspettato che si asciugasse un po' la colla e poi ho bloccato tutto con delle viti a legno. E ora si inizia già a vedere qualcosa. Il risultato finale più o meno sarà questo, con le casse acustiche laterali che si possono staccare. La parte centrale sarà così come la vedete ora, fatta un pochino meglio. Infatti questo è il pannello definitivo che è fatto un po' meglio di quello lì. Ma comunque sarà fatto così, con lo Zip 100 qui sotto, i comandi qui sopra, il controllo del volume e accensione e i due V-meter che ora sono messi al contrario. Le lancette saranno così verso il basso dopo. Ora devo passare al montaggio del pannello frontale, ma prima devo applicare la retroilluminazione ai V-meter. Per non retroilluminare tutto quanto e poi viene fuori magari un bordello perché passa la luce da tutte le parti, ho fatto dei cassettini che si infilano qui dietro in modo da illuminare esclusivamente questa parte qui. E sarebbero questi. Ci ho infilato due LED RGB dentro e ho utilizzato solo il LED verde e il LED rosso, in modo da illuminare di verde la parte bianca e di rosso la parte rossa. La retroilluminazione dietro ce la devo incollare
parlare, quindi faccio un attimo una prova e vediamo se l'illuminazione è buona. E va bene, perfetto, viene tutto sul verde, tranne la parte rossa arancione che rimane del colore che è. Va benissimo così, li posso incollare. E ora devo vedere di completare il pannello frontale. Intanto il controllo di volume ce l'ho già messo. Poi qui sotto ci vanno 4 tasti. Il fatto è che 3 interruttori mi ci facevano cacare, quindi ce ne ho messi 4, anche se me ne servivano 3. Poi inserisco quello blu, poi metto quello verde che sarà il tasto del play e l'ultimo tasto, questo qui, giallo scuro. E i tastini ci sono. E questi si infilano semplicemente qui così. La scatolina dell'illuminazione a LED fa anche da fermo che mi blocca i due V-meter fermi in posizione così. Ho incollato la cornicetta che si dovrebbe incastrare nello Zip 100 e qui ho incollato il fermo per lo Zip 100. Quindi questo qui ci va a incastro sopra e questo ci dovrebbe entrare a incastro così davanti. E vai che culo, ci va perfetto, ho preso le misure giuste. Ale! Ora l'ho rimontato un attimo tutto con i pezzi di prima, perché lo devo foderare con la pelle, non l'ho mai fatto e quindi devo capire come fare. E poi ci devo mettere queste modanature qui. E c'è un bel problema, siccome questa è roba di recupero, non è della misura giusta e non mi copre completamente il legno. Quindi mi devo inventare un qualcosa con la stampante, un riquadro, una cornicetta da mettere dietro, insomma, e vabbè. Intanto bisogna che ritagli la pelle e ce la incolli tutta sopra. Esista lustri. Allora, prima di lavorare con la pelle, ho bloccato le casse acustiche nelle loro sedi e ho dovuto costruire dei supporti appositi, perché queste casse, come vedete, sono trapezoidali e questi supporti seguono proprio l'andamento delle pareti delle casse acustiche. Quindi ho attaccato tutti i supporti alle casse acustiche con delle viti e ho incollato i supporti dentro il mobile direttamente con la cassa acustica montata dentro. È la prima volta che faccio un rivestimento in pelle di un mobiletto, quindi boh. Però ho pensato di ritagliare dei pezzi di pelle precisi, grandi quanto le parti che devo andare a ricoprire, e tagliare la pelle proprio al pari dei pannelli. E ho infatti già preparato tutte le parti di alluminio che mi serviranno appunto per ricoprire tutti gli angoli del mobile. E per risolvere il fatto che le stecche di metallo non coprono perfettamente il legno, ho stampato questi riporti in plastica nera, disegnati e sagomati in modo da poterli attaccare sopra le stecche di metallo, ottenendo una stecchina che va a coprire perfettamente tutta la parte in legno. Le casse laterali sono pronte, sono venute davvero di questo troiaio odioso. La parte principale del boombox si sta finendo di incollare e notare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi manca uno. Com'è possibile? Era qui sopra, non c'è più. È roba da matti, me ne manca uno, non posso terminare il lavoro. E vabbè, oh, questo video finisce qui. Mi dispiace, grazie per averlo visto e restate sani. E invece sì! Ho ritrovato quelli che avevo perso. Questo ormai è tutto incollato, si stanno incollando solo le parti laterali. Dopodiché ci devo installare tutte le modanature come ho fatto qua giù e i ganci per attaccare queste qui dai lati. Bip, 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 bip. Eccolo qui, ce l'ho fatta! Ora me lo devo mettere a spalla. È la cosa più inutile della terra. Ah, ce l'ho fatta. Ora però ci devo infilare il dischetto, dov'è? Datemi il dischetto. Non ce la posso fare. No, 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 no. Lo rimetto qui sul tavolo perché non ce la posso fare. Quindi per prima cosa si accende dal controllo di volume che fa anche da interruttore generale, si infila il dischetto con la musica dentro, il cervello elettronico legge le tracce e appena smette di lampeggiare, play. Nero, 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 nero
Lo so, i V-Meter non si muovono perché ancora dentro non ci ho messo niente. Quello che avete sentito era questo qui collegato con quest'arnese qua che ancora devo smontare e mettere lì dentro. Non ce la faccio in questo episodio a fare anche questa cosa, anche perché non è così banale. Comunque almeno la fatica di aver costruito materialmente quello che avevo nella testa è fatta e non ci penso più. E se non avessi ritardato l'uscita di questo video di una settimana, sicuramente il boombox non sarebbe stato allungabile. Queste due casse ai lati di sicuro non ci sarebbero state. A questo punto il video finisce qui, io mi metto a lavorare per riempire questo coso di elettronica e di tutto quello che servirà per farlo funzionare. Spero che vi siate divertiti qui con me nel bunker e mi raccomando nel frattempo restate sani. Fight the fighter!